Celebriamo il Natale? Devi sapere che Maria, la mamma di Gesù, e Giuseppe, suo sposo, erano a Betlemme quando giunse per lei il tempo di partorire e diede alla luce il suo figlio primogenito. Lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia perché per loro non c'era posto nell'albergo. In quella stessa regione si trovavano dei pastori. Vegliavano all'aperto e di notte facevano la guardia al loro gregge. Un angelo si presentò loro avvolto di luce e annunciò che era nato un bambino straordinario che chiamò Messia e Signore. Ecco, la festa del Natale per noi cristiani ricorda questo importantissimo avvenimento accaduto più di 2000 anni fa, la nascita di Gesù, un Dio bambino. Perché Dio, che è grande, che è il creatore del mondo, si è fatto bambino? Perché noi potessimo amarlo. Dio si è reso un bambino debole e vulnerabile nella grotta di Betlemme perché noi, deboli e fragili esseri umani, potessimo amarlo. Pensa che bello. Dio si è fatto un piccolo bambino nelle braccia di una donna perché noi potessimo abbracciarlo. Nonno, ma perché quell'angelo porta una scritta strana? È la scritta che conosci anche tu. Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama. Solo che è in inglese, in spagnolo, in arabo e in cinese. Sai leggere il cinese? No, Lucia, e nemmeno l'inglese e l'arabo. Ma Gesù è amico di tutti i bambini del mondo e parla di amore e di pace in ogni lingua e ad ogni persona del mondo. Nonno, sono triste. Noi siamo qui riuniti felici a festeggiare il Natale, mentre altri bambini sfortunati che vivono in paesi in guerra non hanno da mangiare o stanno addirittura combattendo, magari senza sapere il perché, oppure gli hanno distrutto la casa. Ma come possiamo evitare tutto questo? Io penso che i bambini come te possano fare ben poco. Però anche voi potete fare qualcosa di importante. Anche voi potete contribuire alla pace. Cominciate a stare bene insieme, senza litigare con gli amici. A non far arrabbiare i genitori e le maestre. A essere generosi con tutti. Se i grandi personaggi della Terra si comportassero così, il mondo sarebbe finalmente in pace. Nonno, perché ci sono anche il bue e l'asinello nella grotta dove è nato Gesù? Nella Bibbia si parla di questi due animali domestici, tanto laboriosi e pacifici. E così la tradizione dei primi cristiani li ha voluti vicino alla stalla, insieme alle pecore e ai pastori. Io vorrei che insieme al bue e all'asinello ci fossero anche i leoni, le tigri, le aquile e tutti gli animali del mondo. Noi non li abbiamo, però ci potrebbero anche stare, si farebbero buona compagnia. Nel presepe non c'è violenza e vicino al passerotto si può mettere il gatto, accanto all'agnellino il lupo. Il mondo del presepe è un mondo di pace. Nonno, parlami dei re magi. Devi sapere che nel lontano Oriente vi erano dei magi che scrutando il cielo avevano visto apparire una stella più luminosa di tutte le altre. E cosa fecero? Capirono che era un segno speciale e decisero allora di seguirla. Finalmente la stella che li precedeva si fermò sopra il luogo dove era nato Gesù. Entrati nella stalla, i magi videro il bambino con Maria e si inchinarono per adorarlo.
avevano portato a Gesù 3 doni rari e preziosi: oro, incenso e mirra. Maria e Giuseppe li ringraziarono e tutti chinarono la testa in preghiera, lodando Dio per aver donato al mondo Gesù. Nonno, ma noi bambini cosa possiamo fare per far contento Gesù? Per ringraziarlo per la sua venuta nel mondo e nel cuore di ogni uomo e donna, possiamo fare come i magi: offrire i nostri doni per far nascere un sorriso sul volto dei più bisognosi. Anche noi, come Lucia e come questi bambini, vogliamo portare qualcosa alla culla di Gesù: i doni che porta la notte di Natale, la pace tra le persone, l'amore tra i popoli, dividere il pane e i vestiti, accogliere gli ammalati, accogliere gli immigrati che vengono respinti. Chiediamo a Gesù di tornare ancora, per tutti quelli che hanno bisogno di un po' di speranza, di un letto caldo e cibo per sfamarsi, di un lavoro per far crescere i propri figli, di una pensione per campare da vecchi. Chiediamogli di tornare per tutti quelli che non hanno un cuore, che licenziano gli operai perché pensano che i soldi siano più importanti, che non dividono la ricchezza perché pensano che vivranno in eterno. Sì, Gesù, anche per loro noi ti preghiamo di tornare ancora, perché chi ha il cuore indurito ha ancora più bisogno di te. E a noi dona la forza di combattere contro le ingiustizie e di voler bene a tutti, proprio a tutti. Nel presepio noi ricordiamo questa grande verità: Dio si fa uomo perché ci ama, si fa bambino per dire il suo sì a noi, a tutta l'umanità, e allo stesso tempo chiede a noi di accoglierlo, di amarlo, di tenerlo tra le nostre braccia come un bimbo appena nato. Il sì di Dio verso di noi si rinnova in ogni bambino che nasce. Per questo, ogni bambino appena nato è segno dell'invito che Dio ci fa a rispondere al suo amore. Ogni bambino che nasce è un sorriso di Dio per il mondo. Isolata, un pastore torna a casa. Il pastore guarda avanti e per il freddo stringe i denti. Già si immagina il ristoro dopo un giorno di lavoro. Ma nell'aria c'è qualcosa che lo abbraccia. E ad un tratto una voce nella testa: in questa notte come tante, questo mondo cambia rotta. Nasce Dio, bambino in una grotta. Ad un tratto quel posto si riempie di persone. Tutti vanno a quella grotta come fosse ad un altare. E Giuseppe non capisce cosa accade nella via, ma poi incontra la dolcezza dello sguardo di Maria, che come sempre ha capito già ogni cosa ed assiste alla scena silenziosa. In questa notte come tante, oggi il mondo cambia rotta, nasce Dio,
bambino in una grotta.